Turismo significa anche conoscere il posto dove si va. State cercando in questo senso di aprire un locale per dare delle informazioni a chi arriva nei Campi Flegrei qui a Bacoli. Sì, era uno dei principali input del nostro programma di governo anche in campagna elettorale, quello di creare lavoro e occupazione attraverso i siti archeologici. Per fare questo, insieme al nostro assessore alla cultura e al turismo Gennaro Di Fraia, abbiamo studiato una serie di aree dove saranno realizzati infopoint. Infopoint dove sarà possibile appunto istruire la popolazione, la cittadinanza, turisti su ciò che abbiamo sul nostro territorio e anche perché no, creare lavoro attraverso la vendita di souvenir o di prodotti tipici locali. Il primo esempio di questo progetto ambizioso, in cui il comune è protagonista insieme ai privati, si terrà al Fusaro. Presso la stazione Cumana c'è un'edicola abbandonata, a due passi dal sottopassaggio abbandonato del Fusaro. Quell'area sarà di nuovo aperta ai cittadini attraverso un bando pubblico che sarà reso, è già ufficiale attraverso una delibera di giunta, sarà istituito, istituzionalizzato attraverso il sito internet del comune di qui ai prossimi giorni. Quindi daremo in gestione per i prossimi 5 anni la struttura per una somma, diciamo, irrisoria di 2.000 euro all'anno, che però possa permettere al cittadino del territorio A di fare attività di infopoint, quindi a due passi dalla Cumana, a due passi dalla Casina Anvitelliana, al Parco Anvitelliano, c'è la pista ciclabile, c'è il Colombaio del Fusaro, c'è tutto, e con una navetta si può raggiungere anche l'Acropoli di Cuma in pochissimo tempo e anche vendere prodotti locali. Il bando sarà comunale, aperto a tutti in modo trasparente, e ripeto, con noi la trasparenza sussiste nel fatto che tutti potranno partecipare e non nel fatto che prima che si istituisca ancora il bando già si sappia chi abbia vinto. Quindi è una volontà di dire ai cittadini: fatevi avanti, rendetevi protagonisti. Questo è soltanto il primo di diversi infopoint che realizzeremo in ogni angolo del territorio. Oggi Bacoli, città turistica, non ha un solo infopoint, zero. Noi vogliamo ripartire dalle strutture basilari, quindi brochure, infopoint, attività che possono permettere ai turisti di godere della nostra città e ai cittadini di godere della nostra bellezza, che può essere e deve essere trasformata in ricchezza. Allora, autunno caldo per Bacoli e per il suo primo cittadino Giosi della Ragione. Noi ovviamente ringraziamo il primo cittadino e gli auguriamo buon lavoro.